sempre bello vedere Serse Cosmi qua ad Arezzo, un legame che è sempre rimasto forte. Sì, beh, è normale, credo, no? Adesso ritornare sui 5 anni, ormai è passato tanto tempo, però c'è un legame forte con questa città e quindi quando ho l'opportunità, stasera è una partita di cartello, insomma, contro una squadra come la Fiorentina era normale che venissi. Ecco, tra l'altro un Arezzo che sta rinascendo con un presidente di Perugia, quindi si crea questo legame con quella terra, no? Nonostante la rivalità. Sì, no, adesso lasciamo perdere la rivalità. Nel calcio è tutta una rivalità, per cui non esiste un presidente. Se è locale viene contestato e se è di fuori viene contestato perché è di fuori. Quindi ormai il calcio è questo. Però sì, vai, Giorgio lo conosco, c'ha grande entusiasmo. Una persona credo che ha affrontato questa avventura, perché fare il presidente a mio giudizio è un'avventura in questo calcio, e quindi gli faccio in bocca al lupo come ad Ermanno e Emiliano Testini, insomma, che sono delle persone che conosco, e quindi sarei veramente felice oltre che per la città e i tifosi anche per loro. Perché se ci sarà molto da aspettare, perché il campionato inizierà addirittura quasi tra un mese, no? Con questa cosa incredibile. Se inizia, no, vabbè, adesso sì, è chiaro che delle due no, la Fiorentina dovrebbe essere più pronta perché domenica gioca, quindi teoricamente, invece mi sembra più pronto l'Arezzo, però è normale perché i carichi di lavoro, come si dice, sono diversi e anche l'impegno è sempre relativo quando si incontrano squadre di categoria inferiore.